Buonasera, eccomi live da questa bellissima pineta. Vedo che tutto sta tremando, ma non capisco, forse il vento, c'è un pochino di venticello, quindi se vedete fremere un po', se mi vedete tremare, non è per il freddo, ma è l'aria che muove il telefono. Bene. Invece di andare in spiaggia, visto il caldo, ho pensato di venire in pineta. Voi come state? Intanto do il benvenuto a chi arriverà, a chi guarderà il replay. Siamo al 15° giorno di Expansion Journey. E parlo di espansione nella manifestazione, racconto la mia esperienza nel mio viaggio di manifestazione consapevole della mia realtà, dei miei desideri, dei miei sogni, e uno dei quali che sto già attuando è quello di accompagnare persone, anime coraggiose a manifestare il loro desiderio, il loro sogno, la loro visione di vita. Bene, per fare questo utilizzo sia l'arte, con Art Attractor realizzo un'opera personalizzata dedicata a te, al tuo desiderio, un'opera d'arte che ti accompagnerà, potenzierà il tuo viaggio fino alla manifestazione, oppure attraverso percorsi Life You Love di gruppo, ma anche individuali. Accolgo ancora due persone nei miei percorsi individuali. Io vedo che tutto si sta rabbuiando, ma spero sia il telefono, ma che voi mi vediate bene. Ci sono moto che passano e mi ricordano quando avevo la moto io, e con questo introduco il tema di oggi, che è il coraggio, perché ieri ho parlato delle abilità del manifestatore, della manifestatrice, ma tra tutte le abilità non ho parlato del coraggio, perché è una delle principali abilità quando si vuole creare la vita dei propri sogni, manifestare il proprio desiderio del cuore. E proprio questa moto passando mi ha ricordato di quando ho iniziato ad andare in moto e del coraggio che ho sviluppato prima scegliendo di acquistare una moto, di andare in moto da sola, e poi man mano scegliendo percorsi anche piuttosto rischiosi dal punto di vista della mente comune, chiamiamola. Quindi io avevo un partner con la moto anni fa, io vedo che continua a tremare, speriamo che mi vediate comunque, e mi piaceva tantissimo andare con lui, amavo i nostri giri in moto, i motoraduni, andavamo in ogni stagione, col ghiaccio, con la neve, andavamo in moto. E quando poi ci siamo lasciati, ad un certo punto, a me è mancato molto questo. E invece di disperarmi perché stavo rinunciando ai viaggi in moto, ho scelto di comprarmi la moto, un custom, una bellissima Virago 535,
quindi neanche piccolissima di cilindrata, e mi sono fatta insegnare, aiutare da un amico a condurla, e poi ho iniziato a partire per i miei viaggi da sola, anche piuttosto impegnativi, sentieri in montagna con il dirupo. Insomma, quando parlo di coraggio, adesso pensandoci sinceramente dico certo che ero davvero coraggiosa. Adesso non lo so se rifarei le stesse cose. Perché quando hai un sogno, allora si è soliti pensare nel mondo della manifestazione che basta visualizzare, basta immaginare, fare le affermazioni, utilizzare insomma tutta una serie di strategie e il tuo sogno si avvera, le cose arrivano. E non è che sia del tutto sbagliata questa cosa, però ci si dimentica spesso che la cosa che fa partire tutto è il nostro primo passo, quindi il nostro coraggio di compiere la prima azione, il primo passo in direzione del nostro desiderio. Allora poi l'universo ci viene incontro, le porte iniziano ad aprirsi, tutto inizia ad allinearsi, ma il primo passo spetta a noi comunicare all'universo: ecco, ci sono, adesso ho deciso e parto. Quindi questo messaggio è per te che stai aspettando non so cosa, che stai aspettando che arrivi l'occasione giusta, che arrivi la persona giusta, che arrivi il lavoro giusto, semplicemente perché tu lo stai scegliendo, immaginando, visualizzando. Ecco, inizia a compiere il primo passo, prendi coraggio e compi un'azione. Certo, meglio se ispirata, naturalmente, se ti poni in ascolto e lasci che ti arrivi e poi agisci, ma se non ti arriva niente, se sei un po' fuori fase, tu comincia a muoverti comunque. Inizia, non lo so, vuoi trasferirti in Spagna? Inizia a imparare lo spagnolo. Vuoi fare un viaggio in barca a vela? Inizia a prendere lezioni o a studiare qualcosa sui venti. Ecco, inizia qualcosa. Inizia anche a farti guidare. Scegli una guida, scegli qualcuno che ti ispira, perché siamo abituati a pensare che il mentore, il coach è utile solo nel business, è utile quando siamo disperati, che abbiamo problemi di coppia e ci aiuta a risolvere i nostri problemi. Ma una guida, un mentore, quando io scelgo di manifestare il mio desiderio del cuore e mi trovo un po' in difficoltà o mi sembra una cosa troppo complessa o troppo lontana da me, allora scegliere una guida, primo, è un atto di coraggio, un investimento su di sé, sul proprio desiderio, e quindi già con questo diamo un chiaro segnale all'universo che ci stiamo muovendo, che stiamo facendo sul serio. E una guida, un mentore che ha già esperienza in manifestazione, che ha già manifestato i suoi desideri, che ha già esperienza di molti anni e che ha attraversato molte sfide, allora
è più facile, ti rende più facile, ti rende più fluido il viaggio, ti aiuta a vedere le sfide da attraversarle, ti aiuta a vedere le tue abilità, le tue capacità che tu non riesci a scorgere in te, ti aiuta a vedere il tuo potere, la tua eccellenza, perché vede la versione di te già superiore, quella che è già oltre quello che sei adesso, che tu conosci di te. E in questo modo ti può guidare oltre ciò che sei verso ciò che sarai. Quando io sono arrivata in quest'isola, alla Maddalena, per chi non lo sapesse, l'ho raccontato già un po' di volte, io non avevo idea di cosa avrei trovato qui, non avevo risorse economiche sufficienti a quello che pensavo mi servisse per vivere qui. Non conoscevo nemmeno quest'isola, dico la verità, ma avevo un grande sogno nel cuore, che era quello di vivere al mare, ma di vivere al mare, vicino al mare, vicino alla spiaggia, un mare selvaggio, un mare di profumi, di bellezza incredibile. E io lo vivevo dentro di me e ho iniziato ad agire anche a costo di fare brutte figure, anche a costo di vedermi chiusa la porta in faccia, perché ho osato contattare persone, anche se le possibilità sembravano nulle, che mi rispondessero di sì, ma sono stata scelta tra oltre 70 persone per vivere in questa casa, proprio vicino alla spiaggia. Io tra l'altro avevo scritto sul mio diario che volevo vivere al mare a non oltre 300 metri dalla spiaggia, e questa casa era proprio a circa 300 metri dalla spiaggia, poco meno, quindi qualche decina di metri in meno. E ho compiuto un atto di coraggio quando ho lasciato tutto senza certezze. Ho lasciato la comodità, ho lasciato il conosciuto per venire qui, dove non conoscevo nessuno, senza una base economica fissa, senza niente di certo. E quando davvero osi perseguire il tuo sogno, osi andare oltre le tue certezze, sentendo che qualunque cosa accada per te sarà una bellissima esperienza, una bellissima avventura, ecco che allora tutto si apre per te. E quello che non si apre sarà proprio perché è necessario che impari a trovare la chiave, che trovi la chiave, e quindi tutto poi viene per il tuo massimo bene. Ma inizia a fare il primo passo, e quindi compi questo primo passo. Hai un grande desiderio, hai un grande sogno, pensa a cosa puoi fare, a cosa puoi compiere, a quale azione puoi compiere immediatamente. Se vuoi scegliere una guida, scrivimi in DM, guarda in bio i miei link e possiamo parlarne. C'era un'ape che girava, e vedere se possiamo insieme
se posso condurti, se siamo fatti per vivere questa avventura insieme, per accompagnarti, per essere accompagnato. O qualunque sia la persona con cui ti senti, da cui ti senti attratto, qualunque sia il mentore, la guida da cui ti senti attratto, scegli e vedrai che già con questa prima scelta l'universo ti risponderà in qualche modo. Non importa se al momento non hai le risorse economiche, non importa se ti manca qualcosa, non importa se ti sembra impossibile. Se lo senti veramente e rimani fedele a questa sensazione, allora ti assicuro che niente ti è impossibile. Io ti invito a commentare se ti è arrivato qualche insight. Ti invito a condividere questo video se ti è stato di ispirazione, perché sia di ispirazione anche ad altri. E ti invito a tornare domani per la prossima live, sempre parlando di espansione.